tragicommedia in Sicilia, al congresso regionale del Partito Democratico. Nella notte annullate le primarie, Davide Faraone, unico candidato rimasto in campo, si autoproclama segretario. Ma Teresa Piccione, ritiratasi con gravi accuse, lo disconosce e va in procura. Soldi per forestali, lavoratori RESAIS, ESA, consorzi di bonifica e stipendi a pioggia. La mini finanziaria regionale di Natale approvata dopo una maratona in aula, tra tensioni e colpi di scena. Prima bocciata è stata rivotata e approvata, ma l'umore per il taglio dei fondi per disabili. Nell'occhio del ciclone la giunta comunale di Ragusa dopo le dimissioni dell'assessore al bilancio Raimonda Salamone e la sostituzione con Francesco Barone. Cade maschera del finto nuovo, attaccano le opposizioni, no avvicendamento naturale, risponde la maggioranza. Maria Di Martino, la donna di 79 anni scomparsa a Ragusa nel 2005, fu uccisa. La Corte d'Appello conferma la condanna a 16 anni di carcere per il genero Giuseppe Maurici, che quel giorno prelevò 46.000 euro dal conto della vittima. Mai trovato il corpo, decisive le intercettazioni. Da 2 anni la situazione sembrava migliorata. Ma l'orario ferroviario introdotto il 10 dicembre fa imbestialire i pendolari. Mancano le corse quando sarebbero necessarie. I treni viaggiano perennemente in ritardo. Tante coincidenze saltano. Nel mirino anche la regione. Teresa Piccione, la candidata che si è ritirata dalla corsa per protesta contro una competizione falsa e senza regole, ha deciso di rivolgersi alla magistratura. Certo è che non si faranno le surreali consultazioni a gazebo con un solo concorrente e che la commissione regionale per il congresso ha concluso i suoi lavori comunicando l'elezione di Davide Faraone alla carica di segretario del PD in Sicilia. Si tratta di una comunicazione, appunto, perché la proclamazione vera e propria dovrà farla l'assemblea regionale, che sarà monca e monocolore. Avrà 180 membri e non 300, perché mancano i 120 designati dalle assemblee provinciali mai svolte. E quei 180 che si insiederanno saranno tutti esponenti delle liste di Faraone, dato che la coalizione della Piccione, espressione dell'area Zingaretti, non ha presentato i propri candidati, situazione decisamente senza precedenti. La mozione Piccione ritiene legittima l'elezione di Faraone, in quanto l'organismo che si occupa del congresso, si legge nel verbale, avrebbe dovuto limitarsi alla convocazione dell'assemblea. Piccione non riconosce il successo dell'avversario e Faraone, oggi, è nei fatti segretario di metà partito. Per essere precisi, del partito di Renzi e Miccichè, affermano esponenti storici del partito, inviperiti per la caduta di questi giorni. Il verbale della commissione per il congresso, presieduta dal segretario uscente, Fausto Raciti, racconta meglio di tantissimi sussurri il clima della riunione che si è svolta a porte chiuse, in una sede di partito ormai dismessa perché il PD non ha più i soldi per pagare l'affitto e senza più neppure una fotocopiatrice. Gli esponenti dell'area Piccione hanno chiesto di avere almeno le foto della lista di Faraone. L'ex sottosegretario, contattato telefonicamente, ha rifiutato per ragione di privacy, impegnandosi a consegnare personalmente gli elenchi ai componenti della commissione. Ci sono i soldi per i quasi 16.000 forestali e per i 607 lavoratori dell'ESA, per i 2.234 addetti dei consorzi di bonifica e per i 2.700 PIP. Con la mini finanziaria natalizia, governo e Parlamento trovano i fondi per garantire il pagamento di circa 30.000 stipendi di precari e dipendenti di enti regionali. Col via libera alle variazioni di bilancio e coi soldi destinati anche al finanziamento del reddito minimo di inserimento che riguarda 1.034 persone, oltre a quello che garantirà gli stipendi dei circa 180 lavoratori sparsi tra Istituto Vino e Olio, Zootecnico, Incremento Ippico, Vivai Paulsen. Per questi enti, complessivamente, sono stati stanziati poco meno di 1,3 milioni di euro. C'è poi l'aiuto del Comune di Catania, 8 milioni, che consentirà di pagare 4.800 stipendi, e quello del Libero Consorzio di Siracusa, circa 573 persone. Una manovra tutta stipendi, o quasi.
Poco più di 323.000 euro sono stati destinati a lavoratori ex minerari e un po' di più ai lavoratori della Resais. Oltre 4,4 milioni di euro saranno destinati al pagamento degli stipendi degli enti Parco Siciliani, ripristinati i fondi destinati ai comuni virtuosi nella raccolta differenziata e trovati quelli per i comuni in dissesto e predissesto, insieme a una serie di contributi. Il tutto dopo una lunga giornata di tensioni e colpi di scena, come quando la manovra prima era stata bocciata in aula e quindi si è votato di nuovo affinché potesse passare. Succede anche nei luoghi istituzionali, dove le procedure dovrebbero essere sostanza, soddisfazione comunque nella maggioranza, al netto di qualche punto apprezzato e condiviso critiche dalle opposizioni, soprattutto per il taglio al fondo per i disabili. Un semplice avvicendamento, naturale o fisiologico, o una maschera che cade, un disvelamento scabroso, una confessione impudica. È su questo dilemma che ruota il dibattito politico intorno alle dimissioni di Raimonda Salamone, assessore al bilancio del comune di Ragusa, fino a 2 giorni fa, e alla sua sostituzione in giunta con Francesco Barone, già assessore nell'era di Pasquale e sostenitore discreto di Cassì in campagna elettorale, più dietro le quinte che sotto i riflettori che illuminano la prima linea. Per opposizioni è la maschera che cade, è il vecchio che c'era, ben nascosto, nel brandy Cassì e che ora non è più disposto a stare in disparte. Del resto le elezioni sono state vinte e pazienza se agli elettori era stato proposto il nome di Raimonda Salamone e non quello di Barone detto Ciccio, che però ha fatto bingo facendo eleggere nella lista Cassì un folto gruppo di consiglieri a lui vicini. Il PD è inviperito contro questa caduta della maschera, il Movimento 5 Stelle ironizza sulle carriere dorate che spettano ai consulenti a titolo gratuito. Ragusa Prossima punta l'indice contro il sacco urbanistico della Giunta di Pasquale, di cui Barone era magna pars. È l'interessato? Incassa e non risponde. Sceglie il fair play politico per dire che ogni critica è legittima, fa parte del gioco e che lui farà parlare i fatti. I fatti, appunto. Si conoscono quelli del passato, viviamo quelli del presente e scopriremo quelli del futuro. All'ospedale nuovo di Zecca Giovanni Paolo II sembra non mancare proprio nulla, nemmeno segnalazioni di disservizi ai danni dei pazienti. Sembra infatti che una ragazzina con la spalla fratturata abbia dovuto attendere ben 9 ore prima di avere una decisione sull'intervento da attuare al problema e di un anziano in crisi respiratoria con evidente urgenza di intervento sembra che abbia dovuto aspettare parecchie ore parcheggiato in sala d'aspetto. Inoltre è emerso che alcuni medici abbiano riferito ai pazienti di stare operando nel caos, un malfunzionamento che si estende anche ad altre mancanze. Sembrerebbe infatti che su 3 macchinari per le radiografie 2 non funzionerebbero, ciò rende più lunghe le attese dei pazienti, per lo più risulterebbero già guasti gli ascensori, mentre continua a piovere in alcuni tratti della struttura, a confermarlo l'aspetto dei pannelli di copertura del soffitto che presentano evidenti tracce di umidità. Non mancano le segnalazioni che vanno a confermare ciò che denuncia la consigliera comunale Federico a proposito delle procedure applicate in seno al nuovo ospedale. Stop ufficiale al trasferimento della Polizia Municipale di Vittoria. Il comando dei vigili rimarrà infatti all'interno del mercato ortofrutticolo. Lo hanno stabilito i commissari, spiegando le ragioni che hanno spinto la commissione straordinaria a bloccare il progetto della precedente giunta di spostare il comando in via Cavour. Con un esborso, tra l'altro, di spese d'affitto mensili di diverse migliaia di euro, vista la natura privata dei locali. La base degli agenti rimarrà invece nel mercato comunale, per garantire un presidio di legalità e controlli seri ed efficaci, sia sugli ingressi che sulla qualità dei prodotti. Al contrario di quanto è avvenuto finora. Dalle verifiche della prefettura era infatti proprio emerso il ruolo centrale di questa realtà sotto l'apparente giurisdizione del comune, nell'attività invece criminale del territorio, che aveva trovato lì campo libero. Nessun controllo da parte della Polizia Municipale, né su operatori e concessionari, né sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli. Una mancanza gravissima che ha permesso infiltrazioni di soggetti criminali, tra cui molti pregiudicati per associazione per delinquere di stampo mafioso. Questa una delle principali circostanze che poi portò allo scioglimento del comune di Vittoria.
Anche per i giudici d'appello fu omicidio e a commetterlo sarebbe stato il genero della vittima, Maria Di Martino, scomparsa all'età di 79 anni a Ragusa il 22 febbraio del 2005. Non è stato mai trovato il corpo. Ma ora, una sentenza, a cui manca solo il vaglio della Cassazione, condanna il genero a 16 anni di carcere. Sarebbe stato lui, Giuseppe Maurici, ad assassinarla per impossessarsi di 46.000 euro che quel giorno furono prelevati dal conto corrente. L'imputato continua a dichiararsi innocente. Ammette quel giorno di aver prelevato il denaro, ma di averlo consegnato alla suocera. Poi, alle 15 di quel pomeriggio, uscì di casa. Lei stava bene e non ne avrebbe saputo più nulla. Le indagini, purtroppo, non furono immediate né tempestive. Solo 10 anni dopo si è fatta strada l'idea dell'omicidio e il genero è stato accusato sulla base anche di intercettazioni che avvalerebbero la sua responsabilità. Quindi la condanna, anche in appello, anche se il corpo non è mai stato ritrovato. Il comune di Catania fallisce. Era inevitabile. Il Consiglio Comunale, con un voto, ha preso atto del default. I 27 su 29 presenti hanno votato la delibera sul dissesto dell'ente, astenuta l'opposizione presente targata a bianco. Un percorso lungo 6 anni, partito nel 2012, al termine di un lungo dibattito in cui, tutto sommato, ha dominato il fair play, il senso di responsabilità e gli sprazzi di politica sono stati riservati al dibattito sul contributo o meno del Governo nazionale. Al di là delle più o meno scontate prese di posizione di alcuni consiglieri, il Consiglio si è stretto intorno a quello che sarà il futuro della città con il dissesto, dai servizi sociali, ai lavoratori, alle attività produttive e ai creditori, sui quali più pesante potrebbe essere il contraccolpo. Prima di votare l'inevitabile, un epilogo più volte anticipato negli articoli di stampa, dai dibattiti pubblici e ormai ratificato dal Senato cittadino, che ha di fatto aperto ufficialmente una nuova pagina per il Comune di Catania, quella che costringerà a contenere la spesa, ad annullare gli sprechi e a fare grandi sacrifici per mantenere l'equilibrio. No alla cancellazione di centinaia di stabilimenti nell'isola. CNA Balneatori Sicilia alza il muro contro la volontà espressa da alcuni commissari ad acta di voler prevedere una pianificazione secondo una rigida interpretazione delle linee guida regionali relative all'adozione degli strumenti di pianificazione. Un colpo di penna incomprensibile ed intollerabile, denuncia la Confederazione, che non terrebbe conto dell'attività di tantissime imprese impegnate in una battaglia senza sosta rispetto all'entrata in vigore alla direttiva Bolkestein. I vertici siciliani del comparto hanno inviato una nota al presidente, all'assessore al territorio, al direttore generale del dipartimento e ai presidenti delle commissioni terza e quarta dell'ARS. Obiettivo: la redazione e adozione dei piani di utilizzo del demanio in Sicilia. Si sottolinea in particolare come il commissariamento dei comuni siciliani, a seguito della sostanziale inattività della stesura dei piani, possa produrre soluzioni letali per le imprese balneari, il cui settore va tutelato perché dà valore a tutta l'isola. Preoccupazione viene espressa per una interpretazione restrittiva della norma, che avrebbe a partire dal 2021 come diretta conseguenza la chiusura di diverse imprese e la perdita di posti di lavoro. Un atteggiamento incomprensibile, secondo le imprese direttamente interessate, in considerazione del fatto che questi principi sono stati ampiamente condivisi dalla Commissione Territorio e Attività Produttiva in un'audizione dalla quale è emerso l'impegno a sostenere quel principio del legittimo affidamento che avrebbe fortemente leso da un'impostazione di piano che non tenga conto dello stato attuale delle concessioni e dei legittimi interessi degli affidatari. Il nuovo orario ferroviario risponde probabilmente alle esigenze organizzative dell'azienda, ma non a quelle dei pendolari che sono sul piede di guerra. Saltano collegamenti, i ritardi sono sistematici, eccessivi e letali per le coincidenze. CUB, Comitato Unitario di Base Trasporti e Pendolari, chiedono inoltre che i treni viaggino anche di domenica, che nelle stazioni di Ragusa non manchi così spesso l'acqua provocando la chiusura dei servizi igienici, che sia istituito un collegamento con l'aeroporto di Comiso. Mentre rileviamo una sostanziale modifica in senso positivo del traffico dei treni in questa linea che da un paio d'anni è stata migliorato perché sono stati inseriti nuovi treni, nuove corse, rileviamo invece che rispetto alle nostre richieste, che erano quelle di collegare alle esigenze del territorio questi treni, quindi con orari che permettessero alla gente di arrivare in tempo al lavoro e quindi poter riacquisire tutto quel
pendolarismo che un tempo la provincia aveva, erano centinaia e centinaia di lavoratori, di studenti. Invece da questo punto di vista accusiamo tutta una serie di criticità, perché gli orari che noi abbiamo proposto sono stati modificati dal giorno 10, è entrato in vigore il nuovo orario, e noi assistiamo a treni che arrivano a Modica da Siracusa alle 7:20 e stanno fermi 20 minuti per arrivare nel capoluogo poi alle 8:21, quando già diciamo, per chi deve andare a lavorare o a studiare già è tardi. Assistiamo a treni che dovrebbero partivano prima da Ragusa alle 5:30 per Siracusa e caricavano e arrivavano pieni a Siracusa, poi lungo il tragitto, che sono stati eliminati dal capoluogo, partono solo da Modica, o altre incongruenze anche nella fascia serale. Questa presidenza nasce dal fatto che grande amico Sebastiano Gesù non è più con noi, e quindi per me è stato quasi un dovere prendere il suo posto. Quest'anno facciamo un omaggio al nostro caro presidente Sebastiano Gesù, che fino all'anno scorso era con noi
e che ci ha sempre onorato e aiutato nelle prime 5 edizioni. Quest'anno è subentrato Pasquale Scipega, un grande amico del festival, un grande amico comune di tutti noi, e quindi quest'anno abbiamo organizzato ben 2 mostre dedicate a Sebastiano, una su Pasolini e l'Etna che era dedicata nell'ultimo suo libro con le foto di Tomarchio e una di tutti i suoi libri. Ringrazio Giuseppe, Antonella Giardina e Luca per questa opportunità che hanno dato da sempre a Sebastiano e a me, perché Sebastiano nasce culturalmente negli Iblei. Le sue idee, i suoi progetti, il suo modo di vedere il cinema che non è la semplice pellicola, ma anche un discorso didattico, un discorso cartaceo, perché lui cercava di riprodurre tutte quante le sue idee in libri, si sono sostanziati proprio nel Ragusano e nel Vittoriese in particolare. E, di Vittoria lui ne era cittadino onorario, cosa che ne andava fiero, e a chiunque lo incontrava e si parlava del Ragusano diceva sempre: io sono cittadino onorario di Vittoria, perché era un punto fermo, un punto di forza nella sua vita. Che dire, è triste non esserci Sebastiano, però è bello vedere che Sebastiano è qui con noi, che non se n'è andato, ma che la sua figura, la sua opera, il suo modo di vedere è qui, è presente. Quindi sono triste, ma sono molto felice. Il sottotitolo che quest'anno è stato attribuito al festival è quello di Le declinazioni della pace. Lo reputo un titolo, una denominazione molto efficace per poter esprimere la difficoltà, ma anche la sfida che la pace pone a noi uomini del nostro tempo, del terzo millennio, in quanto necessita di essere declinata in tanti linguaggi, in tanti modi. Questo festival si caratterizza perché privilegia la strada dell'arte, in particolare quella del cinema, per poter veicolare dei messaggi che, opportunamente decodificati, aiutano tantissimi, soprattutto giovani, a diventare più consapevoli delle problematiche che il nostro tempo vive. Degli ospiti di eccezione, registi, esperti, docenti che approfondiscono diverse tematiche legate sempre al discorso della intercultura, della pace tra i popoli, della convivenza pacifica, della cittadinanza attiva. Questo lo reputo una metodologia molto innovativa, perché fa anche una grandissima rete con il territorio, coinvolge tantissime realtà, quindi c'è la possibilità di poter fare interagire tra di loro giovani, semplici curiosi, appassionati, con tanti operatori sul territorio che vivono ciò che lo schermo invece dà la possibilità di vedere. Il cinema è questa forma straordinaria d'arte che più di altre riesce a raccontare il mondo nelle sue contraddizioni, ed ecco che la pace assume appunto tanti linguaggi e grazie al cinema può esprimere tutta la densità del suo significato. E quest'anno, come gli altri anni, la sfida è stata anche quella di dedicare una sezione all'Ascesi, documentario sugli eremiti nel territorio italiano, e questo dà la possibilità di comprendere come a fondamento di ogni discorso sulla pace c'è questa ricerca di sé, questa interiorità sul cui fondamento è possibile poi costruire qualsiasi altra strada autentica di pace. Senza una conoscenza di sé, senza una messa in discussione di quelle che sono le proprie credenze, i propri pregiudizi, non si può veramente fare spazio all'altro, quell'altro che, sebbene possa crearci anche delle difficoltà, in realtà è l'unica risorsa per poter vivere pienamente da essere umani in questo mondo, proiettati verso un futuro di speranza. Il Vittoria Peace Film Fest è una realtà grandissima, credo in Sicilia non ci siano altri festival di questa portata, con questi ospiti, con questa intensità. Sebastiano ne è stato una pietra miliare importantissima, fino all'anno scorso era qui con noi, quest'anno Sebastiano c'è, più forte di prima, perché per me è stato un maestro, un amico,
e quindi non c'è fisicamente, ma la sua cultura, la sua sapienza, il suo bene è qui con noi e lo si sente. Quindi Sebastiano ha lasciato il posto a Pasquale Scimeca, ma è proprio una consegna, perché Sebastiano non potrà mai essere definitivamente lontano. Sono venuta quasi tutti gli anni in veste di ospite per presentare i vari film che erano stati prodotti negli anni precedenti. Quest'anno mi onoro di fare parte della giuria dei film in concorso e dei cortometraggi in concorso. Quale migliore occasione se non per parlare di pace, di integrazione, di diritti, di solidarietà e soprattutto di restare umani, forse oggi più che mai, e quindi questo festival, che ben venga questa edizione e quelle future. Parlare di immigrazione, integrazione e soprattutto condivisione è fondamentale. Trattarlo sotto il profilo dei diritti, in maniera magari semplicistica da spiegare agli studenti, ma nel contempo formare un corso di aggiornamento per l'avvocatura, e quindi abbiamo fatto accreditare l'evento dal Consiglio dell'Ordine agli avvocati. Sono presenti alcune decine di avvocati e soprattutto studenti, i docenti universitari sempre disponibili e soprattutto anche la prefettura, quindi un connubio perfetto per poter organizzare un evento di molta attualità, e speriamo che possa aiutare, contribuire a formare le coscienze per una futura tolleranza.